Un pomeriggio importante, la solidarietà ha centrato ancora l'obiettivo, questa partita tra Nazionale Attori e una rappresentativa di ingegneri della provincia di Macerata. Sì, è un pomeriggio stupendo, abbiamo raggiunto un bel risultato, ho appena sentito che si sono tipizzati alcuni spettatori, alcuni ragazzi. La giornata, il sole e il fresco è stato dalla nostra parte, ma è stata anche una bella partita perché mi sembrava che scherzassero, invece hanno fatto sul serio, ci siamo divertiti, e c'è stato un bel pubblico, il risultato credo a favore dell'Admo ci sia stato enormemente e siamo ben felici. Anche queste sono azioni che la pubblica amministrazione è impegnata a fare, noi dell'Unione Montana ne abbiamo fatte altre e continueremo a farne, quella di oggi era esclusivamente per far capire l'importanza di questa associazione dei donatori del midollo osseo. Siamo veramente soddisfatti. Ogni tanto nella vita bisogna anche capire che si può fare un passo indietro per farne due in avanti. Obiettivo centrato, quello che era importante era ricercare nuovi donatori che si avvicinassero e sembra che questo pomeriggio il successo sia andato a buon fine. Sì, devo dire davvero oggi ha vinto l'Admo. Perché abbiamo avuto veramente tantissimi giovani che si sono avvicinati, hanno chiesto, si sono soprattutto tipizzati e quindi siamo veramente molto molto contenti, soddisfatti e grati soprattutto a chi ha permesso questa bellissima manifestazione, e cioè il presidente dell'Unione Montana Giampiero Feliciotti, perché con lui veramente abbiamo collaborato e continueremo a collaborare, quindi siamo davvero molto molto contenti. Io e tutto il mio staff della sede di Admo Monti Azzurri, davvero non potevamo sperare di un risultato migliore. Quanto c'è da giocare, c'è da fare solidarietà, la squadra nazionale degli attori è sempre presente? Sempre presente dal 1971, da quando è stata fondata, io dal 1987, e finché non mi intesteranno il campo io ancora vado piano piano, faccio i miei triangoletti e sì, ci divertiamo, ma soprattutto la beneficenza è al primo posto di tutto questo movimento che ormai abbiamo creato dal 1971. Poi parlando di Admo, l'associazione dei donatori di midollo, stiamo parlando, come dire, mi viene in mente Senisa Mihajlovic adesso, perché era un caro amico scomparso, però se non c'è la ricerca, se non ci sono i fondi, va tutto a scomparire, mentre invece noi dobbiamo avere la speranza che anche una piccola donazione, una piccola goccia può dar speranze a chi non è stato fortunato come noi.